Scarpetta e De Filippo, non due ma una famiglia di artisti. Così viene presentata la vita e l'arte della più grande dinastia del teatro napoletano in un convegno che dal 16 al 17 novembre si terrà nella sala del Palazzo degli Uffici in via Cortese. Spuntano atti unici inediti di Peppino, canzoni, sinfonie e film di Vincenzo, commedie di Titina, ma soprattutto si affrontano i rapporti familiari. Un lavoro effettuato fra archivi e testi di prima mano, coordinato dal Dipartimento di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere dell'Università Federico II. Abbiamo lavorato negli archivi privati della famiglia Scarpetta e sono venuti fuori documenti e testi che permettono di rivedere il rapporto tra i due rami di una stessa famiglia, gli Scarpetta da una parte e i De Filippo. Verrà fuori un nuovo disegno di storia della letteratura teatrale napoletana. Organizzato in collaborazione con il Napoli Teatro Festival Italia, alla due giorni parteciperanno studiosi di teatro, di cinema e di musica, che toccheranno i più vari temi dei legami di sangue e d'arte della dinastia. Dalle scelte linguistiche di Edoardo, all'itinerario teatrale e cinematografico, al rapporto con la commedia dell'arte e con i contemporanei, fino alla scoperta del legame con la musica, dimostrando che, sebbene divisa in due rami, va vista come un'unica grande famiglia allargata, all'interno della quale l'interazione dei riferimenti culturali sono stati più stretti di quanto comunemente si pensi. Questa è la vera novità di questo convegno, nel senso che abbiamo lavorato a lungo su inediti degli Scarpetta e su inediti anche di Peppino De Filippo. È il caso della traduzione napoletana di Liolà di Pirandello. Peppino si serve di una precedente traduzione in napoletano di Liolà fatta dalla compagnia di Vincenzo Scarpetta. È qui il caso di una trasmissione di sapere da un ramo all'altro della famiglia di artisti.